altre nostre risorse. La bozza di statuto che ho ricevuto è irricevibile e inaccettabile. È un tentativo di mettere sotto tutela il sindaco. Con queste parole il sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, ha commentato la bozza di statuto, che per legge deve essere approvato entro il 30 giugno 2015, altrimenti la città metropolitana sarà commissariata. Secondo De Magistris, la bozza contiene elementi in violazione di legge ed è politicamente viziata. Perché questi tagli sono pesantissimi, tagli che cadono sui lavoratori delle città metropolitane, sui servizi e mettono in estrema difficoltà le città metropolitane, i sindaci e le comunità ad affrontare una riforma che potrebbe invece rappresentare una svolta per il nostro paese, miglioramento di servizi ed altro. Quindi è una lotta impari e il governo deve cambiare assolutamente verso. Il sindaco ha poi commentato la riconferma sovrintendente del San Carlo di Rossana Purchia e ironizza sulle continue possibilità di commissariamento. Prendiamo atto, sì, prevedibile, dice, già scritta, però come ho detto anche altre volte, era una pagina già scritta, un po' una pantomima che è stata realizzata, però io sono un uomo delle istituzioni, Presidente del Consiglio, Sindaco, quindi collaborerò col sovrintendente ovviamente nell'interesse del San Carlo, dei lavoratori e delle lavoratrici, ovviamente per cercare di realizzare un teatro sempre di più forte nel mondo. C'è qualcuno che ha proprio il desiderio dei commissari. Commissario a San Carlo, commissario del Porto, commissario a Bagnoli, ma voglio mettere sotto commissariamento il sindaco della città metropolitana. Io l'ho sempre detto, l'ho detto anche ieri al Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica, a me gli unici commissari che piacciono sono i commissari della Polizia di Stato, di cui noi avremmo sempre più bisogno, perché avendo un'esigenza di sicurezza nei nostri territori, ci mandasse il governo più uomini e donne delle forze dell'ordine, ma tutta sta voglia di commissariare da parte della politica vecchia è una brutta pagina.